Per venire al tributo, lei sa che il Ministero ha già disposto una ispezione, l'ispezione è già stata effettuata. E però Fontana dice che non è il momento di fare accertamenti, inchieste, perché siamo ancora nel mezzo della battaglia. Dice il Presidente. Probabilmente Fontana si riferisce alla magistratura, che ha una sua autonomia, una sua totale, assoluta libertà e autonomia appunto dalla politica e dall'esecutivo, dal governo e dalla politica. Noi abbiamo fatto quello che era doveroso fare, e cioè una ispezione che ci faccia comprendere come mai lì siamo arrivati a un numero di decessi così grande. L'ispezione è già conclusa, io tra l'altro mi troverò proprio oggi nel pomeriggio a rispondere a un'interrogazione su questo. E quindi ha già delle risposte da questa ispezione? Beh, ci sono i nostri esperti al Ministero che stanno ovviamente predisponendo la risposta. Si tratta di una materia molto delicata. Di certo le disposizioni che erano state date a tutti, e non soltanto ovviamente né solo alla Lombardia né solo all'RSA, prevedevano l'Istituto Superiore di Sanità, in particolare ha dato disposizioni, il Ministero ha fatto una circolare, che non entrassero dall'esterno possibili soggetti contagiati e quindi sì, possibili contagiatori. È ovvio che invece questo è successo. Il virus non vola nell'aria, viene portato dal contatto umano. Certo, quindi, certo. Ci riferiamo alle circolari che in Lombardia, ma non solo in Lombardia, hanno creato dei centri Covid a bassa intensità in padiglioni separati, perché questa era la regola, però sempre all'interno delle RSA. Capisce che se le disposizioni sono che non deve entrare nessuno perché si rischia di portare il contagio e tu invece operi così, oppure comunque dall'esterno gli operatori sanitari, quindi bisogna verificare. Certo. Se sono stati fatti i controlli, come sono stati fatti. Di certo non si produce in una comunità chiusa un contagio che non c'era, se non è entrato qualcuno che ha portato il virus. Ma ancora solo questo sulla Lombardia. Se la Lombardia decidesse dal 4 maggio di riaprire molte attività, il governo potrebbe fermare, impugnare anche il provvedimento regionale? Sì, penso proprio di sì. Esiste anche la possibilità di avocare dei poteri utilizzando un articolo della Costituzione, come è noto, il potere in materia sanitaria.